qui con il presidente della Biellese Alessandro Blotto, serata di presentazione, serata di sorrisi, parte anche la tua presidenza. Assolutamente sì, è stata una bella serata, siamo contenti della partecipazione che è stata importante. Come hai detto giustamente te, era da tempo che aspettavamo questo momento per insomma trasmettere sul campo tutto quello che abbiamo fatto oggi nel mister con i ragazzi e noi come dirigenza. Come sono stati questi primi mesi? Sono stati dei mesi intensi, ma sono stati dei mesi estremamente positivi, in cui ci siamo resi conto che la volontà di sostenere la Biellese è ancora vivida in molte persone. Ci sono state tante persone che hanno confermato il loro appoggio, tante che l'hanno manifestato, quindi nuove persone che si sono avvicinate, e quindi questa cosa ci fa ben sperare per il futuro. Parlato di due belli obiettivi a medio e lungo termine, importanti, strutture e giovani. Assolutamente sì, parto dai giovani perché è giusto che sia così. L'obiettivo è quello di potenziare un settore giovanile che è già importante ed è un punto di riferimento un po' per tutto il territorio, con l'obiettivo, come già sta capitando adesso in prima squadra, di avere sostanzialmente una squadra autoctona, una squadra del territorio dove veramente i ragazzi possano dimostrare tutto il loro valore. È un obiettivo non semplice da raggiungere, ci andrà del tempo, ma è l'obiettivo primario, è quello di far crescere i nostri giovani ed dedicare a loro tutte le attenzioni possibili. Quello delle strutture è un discorso altrettanto importante, ovvio che la speranza è quella che di conquistare la Serie D sul campo e quindi l'anno prossimo vedere la prima squadra giocare allo stadio, ma il progetto più grosso che abbiamo è quello della cittadella bianconera su corso 53esima Fanteria. Su questo devo dire al momento il Comune è stato un partner assolutamente importante, un partner che ci sta ascoltando con molto interesse. Anche questo non sarà un obiettivo facile, ma siamo sicuri che una volta realizzato darà alla Biellese e a Biella un importante significato sportivo e non solo. Ultima cosa proprio, Presidente, partiamo da una battuta di mister Prina che vuole costringere il Comune a spostare la Biellese allo stadio perché c'è troppa gente che va a vederlo. Quella è nata come battuta davanti ad una pizza ed effettivamente sarebbe il primo dei risultati non previsti. Ovvero ci piacerebbe veramente poter mettere il nostro comune in difficoltà e avere un 53esima tutto esaurito e che quindi per motivi di ordine ci costringa tra virgolette a traslocare allo stadio. Sarebbe una vittoria enorme, però per quello che è l'affetto che si sta percependo e soprattutto devo dire anche la collaborazione che i tifosi ci stanno dando, comunque il grande supporto che hanno sempre mantenuto in tutti questi anni, perché bisogna dare atto a loro anche di questo, ci fa ben sperare. Poi è ovvio che l'ultimo giudice è sempre quello più severo, è il campo, però su questo abbiamo insomma una garanzia che siede in panchina e un gruppo di 20 ragazzi che sono estremamente di valore sia dal punto di vista umano che tecnico, quindi siamo molto fiduciosi.